Oh, la Madonna, ne andate a vincere due. Non lo sa neanche lui come, probabilmente. Ma ne andate a vincere due. Roba che questo Cristiano, davvero, lo devi mettere lì solo per quelle due partite l'anno, quelle buone, e forse in un qualche modo, sicuramente non con la grinta, con la tenacia, così, però riesce a portartele a casa. E la cosa assurda è che alla fine, anche oggi, tu dici, boh, guardi la partita in sé, una finale di Coppa Italia contro una squadra come l'Atalanta, che insomma comunque corre a gioco, crea, è brava, e cambia tutto, è una squadra comunque completa, ormai veramente penso sia anche quasi un'offesa considerarla una Cenerentola o quant'altro. No, l'Atalanta è forte, punto, perché cioè, altrimenti non sei per 3-4 anni a certi livelli con un certo tipo di gioco e quant'altro, e giochi. Cioè, è quella la cosa incredibile. Poi certo, magari a volte soffri, a volte sei fortunato, a volte devi rifiatare, però anche oggi, nel complesso, non hai fatto una brutta partita. Anzi, quando era il momento di ripartire, sei ripartito, soprattutto negli ultimi minuti, quelli no, del recupero non ti è andata proprio benissimo, non sei stato proprio impeccabile da quel punto di vista, però comunque il tuo l'hai fatto, il tuo gioco l'hai fatto quando dovevi soffrire. Hai sofferto quando dovevi stare attento lì dietro, sei stato attento lì dietro. Solo che comunque è una roba che succede una volta ogni tot e devi sperare che capiti sempre nelle partite giuste. E oggi diciamo che è stata una di queste a tutti gli effetti, perché non sappiamo ovviamente come finirà la stagione per quanto riguarda ovviamente la competizione europea che giocherai l'anno prossimo. Ancora tu fino a prova contraria sei quinto, non dipende tutto da te, ma tu puoi mettere, diciamo, una sorta di pezza, diciamo, che poi non è vero perché dipende dal risultato sempre di Atalanta-Milan, però non sai, ecco, non dipende da te ciò che farai l'anno prossimo, dipende anche perché buona parte dipende da quello che farai tu contro il Bologna. Però comunque hai vinto due trofei, tra una roba e l'altra sei riuscito a vincere due trofei, ovviamente dei quattro di partenza, includendo la Supercoppa, in base alla Coppa Italia o al campionato che vai a vincere, hai vinto i due meno blasonati, i due che probabilmente interessano meno, però purtroppo quando c'è una moria di questo genere, oh, alla fine tu due trofei li hai vinti, c'è poco da dire. Ed è da un certo punto di vista anche inspiegabile, perché io non mi sarei mai immaginato sicuramente una partita di questo genere contro l'Atalanta. Eppure è successo, cosa devi dire? Kulusevski zittendo un pochino tutti quanti, Chiesa poi nel secondo tempo, dove tra l'altro ha preso anche un palo che si poteva fare un pochino meglio, diciamo, via, poi si è rifatto, e a Chiesa per quello che ha fatto nell'arco di questa stagione si può dire ben poco, vedendo poi anche come è finita la partita effettivamente, però appunto hai anche creato, hai prodotto un certo tipo di pericolosità a livello offensivo. Hai preso anche gol, ci sta, da Malinowski, tanto per cambiare, è uscita una delle tue lacune, ovvero che nel dubbio un qualcosa lo devi regalare, perché la palla di Danilo, insomma, non dico che sia stato un regalo, perché sicuramente il giocatore dell'Atalanta è stato bravo a recuperare il pallone, però insomma era una cosa anche evitabile, e se lasci tirare Malinowski dal limite senza particolari pressioni può essere che te la butti dentro, un pochino come era successo nella partita di campionato, appunto, però poi, secondo tempo, tanta tanta roba. Non mi era neanche tremendamente dispiaciuto il primo, dove comunque l'Atalanta aveva dimostrato un certo tipo di superiorità, e se fosse andato a fine primo tempo anche in vantaggio non avrebbe rubato assolutamente nulla, anzi, soprattutto no, per le azioni create nei primi 5 minuti, dove due volte sono andati così a un tantino così dal gol del vantaggio. Però alla fine l'hai buttata dentro una volta di più. Ma adesso, considerando che comunque ci sono sti 10 milioni in più da prendere con un secondo posto, dopo l'ennesima sconfitta in finale di Coppa Italia, è giunto il momento di blindare il secondo posto in campionato, direi, cara Dea, onestamente, quei 10 milioni dove praticamente vi ripagate gli stipendi di tutta la squadra, io penso sia quasi un dovere prenderli, poi ovviamente fate quello che volete, perché come ho detto, se non sbaglio, in live, il terrore di queste circostanze è che se magari ti andavano a vincere, si presentavano domenica ubriachi, ancora in botta, e va a capire come finiva. Adesso,
vedendo come è finita, rischiano di essere incassati, ma con te, non contro l'avversaria. Quindi tocca pregare, ecco, tocca pregare, ma a prescindere da tutto, eventualmente te lo sarai meritato buttando praticamente 7 punti contro squadre retrocesse, altri 4 contro squadre, no, più di 4, magari 4, altri 7 contro squadre come Torino e Fiorentina, e eventualmente te la sarei andata a cercare te e imparerai dai tuoi errori per il futuro. Però oggi dovevi vincere perché comunque era una finale, era comunque un trofeo, ribadisco, meno blasonato, cioè senza ombra di dubbio. Alla fine non è che dobbiamo adesso far sembrare la Coppa Italia, la Champions League o lo scudetto, però se nella possibilità di vincerlo, perché non farlo? Ecco, e l'hai fatto, e onestamente va bene così, cioè c'è ben poco da dire, ecco, in una stagione come questa, voglio dire, ben venga la Coppa Italia. E bravo Kulusevski, mi sento veramente in dovere quasi di dirlo, perché per l'ennesima volta quando l'abbiamo visto lì titolare a fianco a Ronaldo, tutti abbiamo detto no, dai, non può essere possibile. Invece gol, assist, è entrato Dybala, che sembrava morente, negli ultimi contropiedi, quelli lì finali, c'era gente come Ronaldo, come Cuadrado, che aveva corso e si era spaccata per 90 e passa minuti, Dybala è entrato da 5. Aveva smesso di correre, non c'aveva più voglia. Capisco sia magari difficile reggere il passo di Cuadrado quando scatta, però meno te sei fresco, almeno provaci. Magari arrivi 5 secondi dopo, ma almeno ci sei. Invece nulla, oggi non è entrato particolarmente bene a livello offensivo. Poi è vero che anche lui il suo l'ha fatto, i suoi falli se li ha procurati, la sua palla l'ha tenuta e va bene così. Rabiot, ragazzi, per l'ennesima volta Rabiot, penso si possa dire, no, che abbia fatto una bella partita, Rabiot. Il suo unico problema è lo stipendio, perché uno che ti prende praticamente 9 milioni di euro all'anno ti aspetti un certo tipo di prestazioni nell'arco di tutta la stagione, però senza ombra di dubbio uno dei migliori centrocampisti, se non il migliore della Juventus, no, non ti stai giocando il posto con Modric, Casemiro, Kroos, quella gente lì, però voglio dire, questo è quello che abbiamo in convento e per l'ennesima volta con Buffon in campo. Non c'è niente da fare, magari il gol lo prendi e quant'altro, ma lì dietro c'è proprio quel sentore di sicurezza in più, una linea difensiva di un certo tipo. A una certa non può neanche mai essere una coincidenza che se gioca Buffon c'è sempre un certo tipo di ordine e soprattutto un certo tipo di risultato. Va bene che magari a volte avrà giocato contro squadre, diciamo, con meno rilievo, di meno rilievo, sicuramente. Però anche con Szczęsny, magari alle volte, no? Andavi a pareggiare, andavi a perdere, robe di questo genere, ma ha giocato anche contro squadre appunto come il Barcellona, il Sassuolo, l'Atalanta oggi, e si è visto sempre un certo tipo di Juventus a livello difensivo, quindi è una certa, non so quanto sia una casualità, via. Però appunto l'importante era vincere e l'abbiamo fatto. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!